Mi sedevo e pensavo, sono felice? Non sai mai chi sei prima di sederti a cominciare a pensare, pensare e pensare. Con quel desiderio non più casuale di fuggire, perché mi sentivo sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. E mi guardavo intorno non facendo caso agli oggetti che avevo davanti e alle persone che avevo vicino. Da seduto pensavo, cos'è la felicità? Eppure io l'avevo conosciuta, probabilmente tanto tempo prima, ma ero sicuro di aver sorriso. Non è così che si fa nei momenti tristi? Ricordare o, se si riesce, immaginare momenti belli. Allora pensavo al minor numero di bocconi ingeriti, a quando non avevo bisogno di costruire il silenzio attorno, perché i discorsi dei miei genitori non li capivo neanche. Perché per me quelli non erano altro che discorsi da grandi. Che bizzarria quella voglia che si ha di crescere quando si è piccoli, e la voglia di tornare bambini quando si è grandi. Mi sono reso conto di essere grande solo quando ho cominciato a capire quei discorsi. Ma non abbastanza da riuscire a trovare una soluzione a quei problemi di cui si parlava come fossero irrisolvibili, o forse lo erano. Quindi sceglievo di non proferire parola. Sotto quelle voci che lasciavo fuori dai miei pensieri, fuori dai miei danni, quelli più grandi di me, quelli che mi sussurravano sei un fallito. Poi con lo sguardo perso mi domandavo, qual è la soluzione al senso di solitudine e di inadeguatezza? E poi ancora, ma perché mi hai abbandonato? Tu che mi facevi sentire adatta al mondo, sempre pronta a rialzarmi all'impiedi, quasi come fossi capace di dipingere sul nero. Tu, mano, che accarezzavi il mio viso come qualcosa di fragile, come qualcosa da custodire. Perché? Mia amata, caro amico, sorella, perché? Ed io che di te non avevo paura, di essere ferito, di essere deriso, di essere messo da parte. Perché mi hai abbandonato? È proprio vero che il dolore più volte lo provi e meno lo senti. Però quello sembrava non voler passare. E per quanto io cercavo di continuare a sorridere, spesso mi risultava tanto difficile da non riuscire a respirare, a piangere. Perché spesso, mi dicevano, anche piangere è sinonimo di star bene. E io perché non piangevo? Senza risposte, quindi, mi alzavo da tavola, per dirigermi nuovamente in stanza. Era successo. Avevo smesso di essere il protagonista del gioco, la mia esistenza. Ho 20 anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita.